Chi di voi sa che cos'è la alt season? Scommetto tutti, vecchi speculatori che non siete altri. Ma chi di voi sa come andare a capire il momento esatto in cui inizia, in cui finisce e soprattutto come sfruttare al massimo questo periodo in cui le altcoin sono particolarmente performanti? Scommetto che qua già la cosa si fa più difficile. Ed è proprio questo lo scopo del video di oggi, ovvero condividere con voi la mia personale strategia che utilizzo per andare a cercare quegli specifici segnali che con il giusto tempismo, quindi non troppo tardi né troppo presto rischiando di sbagliare, mi vanno a dire quando inizia e con che probabilità inizia la alt season, dei segnali che mi dicono quanto espormi nelle altcoin durante quella fase rialzista e infine la exit strategy, ovvero quei segnali che mi dicono che l'alt season potrebbe terminare oppure è già terminata, perché come tutte le cose belle anche lei purtroppo finisce. Inoltre vi lascio, come di consueto ormai nell'ultimo periodo, le slide con gli appunti che vi spiego tra poco nel video, in modo che ve le potete scaricare gratuitamente e consultare quando volete, un po' come se fosse un mini corso, ovviamente sempre gratuito. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come di consueto, le slide che vedrete tra poco le trovate scaricabili con il link che trovate nella descrizione, completamente gratuito. Partiamo subito, perché oggi parliamo di un argomento bollente, ovvero la tanto acclamata, tanto attesa alt season, ovvero la stagione delle altcoin, quel periodo in cui le altcoin esplodono. Come si fa però a individuarla senza arrivare tardi e senza sbagliarsi e gestire al meglio quel periodo? Lo vediamo esattamente adesso. Partiamo con una simpatica, rapida definizione di alt season per chi non fosse avvezzo a questa terminologia. Fondamentalmente la stagione delle altcoin è un periodo in cui, per l'appunto, le altcoin performano meglio di Bitcoin. Ovviamente noi trader dobbiamo capire, ma mi conviene andare a espormi a operare sulle altcoin oppure stanno performando peggio di Bitcoin, quindi chi me lo fa fare di impazzire a cercare l'altcoin particolare quando ottengo risultati molto migliori esponendomi operando su Bitcoin? Questa è la domanda di partenza e quindi da qua la necessità di andare a individuare questi trend, questi periodi di alt season. Il periodo ovviamente deve essere di durata rilevante, non mi importa niente se per un giorno o due le altcoin performano meglio di Bitcoin, perché altrimenti diventa appunto una cosa quasi casuale. A me interessa che ci sia un trend sfruttabile. È importante individuare per tempo, cioè non troppo tardi, perché se si arriva tardi si rischia di arrivare quando è già finita. Io ho visto sul web molti segnali estremamente ritardati sull'alt season, alcuni pensate aspettavano 30-40 giorni dopo l'inizio delle maggiori performance delle altcoin, che lì vuol proprio dire arrivare quando è finita, e l'operatività che si vuole andare, alla quale si vuole andare a puntare, è quella cosiddetta di swing trading. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a esporsi sul breve barra medio termine, magari per un mesetto, supponendo un'ipotesi di operatività temporale, su quell'asset che performa meglio dell'altro. Quindi se abbiamo un trend durante il quale le altcoin performano meglio di Bitcoin, io voglio spostare magari parte del capitale che ho allocato su Bitcoin sulle alt al fine di sfruttare questo trend fin tanto che dura. Senza quindi, ripeto, impazzire giorno dopo giorno. Si parla di swing trading, che non è intraday, è lo sfruttare semplicemente i trend. Ovviamente questo deve valere anche all'inverso, ovvero terminata questa fase di sovraperformance delle altcoin, io devo avere una strategia di uscita molto chiara e molto semplice da gestire e da applicare, che mi dice come e quando ritornare indietro sul mio caro Bitcoin. Quindi iniziamo proprio dal come individuare la alt season. Io ho scelto un unico indicatore, un unico grafico, perché
racchiude davvero tutto quello che ci serve, non serve nient'altro. Questo è il bello e la semplicità di questa strategia. Una strategia, come vedrete, estremamente semplice e applicabile da chiunque. Si utilizza la Bitcoin Dominance. Che cos'è la Bitcoin Dominance? È un indicatore che mi dice la percentuale della capitalizzazione di Bitcoin rispetto al totale del mercato delle cripto. È un indicatore che trovate su TradingView con il ticker, ovvero il simbolo BTC.D. Anche se cercate Bitcoin spazio Dominance, lo trovate lo stesso. È un numero quindi che va da 0 a 100 e indica per l'appunto che percentuale di capitalizzazione dell'intero mercato cripto è occupata da Bitcoin. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che più alta è la Bitcoin Dominance, seguitemi perché è importante, e più Bitcoin a capitale all'interno rispetto alle altcoin. In un caso estremo, se ci fosse la dominance al 100%, esisterebbe soltanto Bitcoin, ok? Se fosse la dominance al 50%, significherebbe che se la market cap complessiva delle cripto è di 2 trilioni, un trilione è su Bitcoin e un trilione è sulle altcoin, ok? Questa è la definizione iniziale di Bitcoin dominance. Facciamo un passettino in avanti e cerchiamo di capire come si collega al discorso dell'alt season. I più svegli di voi ci saranno già arrivati, ma noi facciamo tutti i passi necessari di modo che chiunque lo possa capire. Qualora la Bitcoin dominance fosse crescente, fate tutti questi passi insieme a me, significherebbe che Bitcoin sta performando meglio delle altcoin. Perché? Perché si prende sempre più fetta di capitale rispetto a tutto il mercato, ok? Se parte da 50, un trilione e arriva a 60, per dire, significa che si sarà preso un'ulteriore fetta di capitale che prima era delle altcoin. Pertanto le altcoin significa che stanno performando peggio, ok? Al contrario, se la Bitcoin dominance è decrescente, significa che le altcoin stanno performando meglio rispetto a Bitcoin, perché Bitcoin sta perdendo terreno in termini percentuali sull'intera capitalizzazione di mercato e chi è che ne giova? Il resto, la controparte, che sono proprio le altcoin. Quindi la cosa si fa molto semplice e si riduce a un singolo problema: analizzare il trend della Bitcoin dominance e agire su di esso. Quando il trend sarà crescente non ci sarà alt season, anzi ci saranno le alt che scendono parecchio rispetto a Bitcoin, attenzione, rispetto a Bitcoin, il che non vuol dire rispetto al dollaro, perché se Bitcoin dollaro pompa manetta e le altcoin rispetto a Bitcoin calano, magari rispetto al dollaro stanno salendo lo stesso. Però vuol comunque dire che conviene essere allocati su Bitcoin rispetto che sulle altcoin. E questo è importantissimo perché da trader, da investitore, io devo andare a cercare quell'asset che performa meglio, senza andare a impazzire sulle 100.000 altcoin quando appunto posso allocarmi su Bitcoin e ottenere il massimo risultato. Pertanto io devo andare a cercare quel periodo e agire esattamente in quel periodo in cui la Bitcoin dominance è in downtrend, ovvero è decrescente. Andiamo a vedere quali sono i segnali che ci possono aiutare a capirlo. Per fare la trend analysis, noi ne abbiamo parlato anche in altri video, parlando della trend analysis in generale, alla fine è una teoria che vale non solo sulla dominance, ma vale su qualsiasi tipologia di grafico, è analisi tecnica molto semplice. Bisogna scegliere un indicatore, un insieme di indicatori che seguono appunto il trend, che mi dicano la tendenza in essere. In questo caso io ho fatto un po' di prove con i principali indicatori, se volete farne qualcuno anche voi, poi ci confrontiamo, mi raccomando, se avete altre idee utilizzate i commenti per alimentare la discussione e il confronto. Io ho visto che si comportano molto molto bene tre medie mobili su time frame giornaliero. Le medie mobili esponenziali 9, 30 e 100. Il senso è avere una media mobile esponenziale breve, una di media lunghezza, la 30, e una un po' più lunga, la 100. È veramente una trend analysis che più banale non c'è, però funziona, è quello il bello. I segnali operativi, che sono quelli che poi mi interessano, sono 4. Il primo è la Bitcoin dominance chiude una candela giornaliera sotto alla EMA 30.
Il secondo, la EMA 9, incrocia a ribasso la EMA 30. Non sempre questi due sono nell'ordine, a volte uno è prima, uno è dopo, ma la cosa non cambia. Sono sempre due segnali ugualmente importanti. Terzo, la Bitcoin Dominance chiude sotto la EMA 100 e infine la EMA 30 incrocia a ribasso la EMA 100. Più segnali tra questi si verificano e più il trend ribassista della Bitcoin Dominance viene confermato, ok? Quindi ho solo un segnale, ho il primo segnale di inizio della alt season e quindi posso iniziare a muovermi in quella direzione, ma senza esagerare con l'esposizione. Inizio ad avere due, tre segnali, bene, posso fare un passo anche un po' più lungo ed espormi un po' di più. Chiaramente se il tutto lo prendiamo e lo specchiamo al contrario, quindi i segnali li giriamo per andare a verificare l'eventualità di inizio di trend rialzista della dominance con le medesime medie mobili, allora abbiamo i segnali che poi ci serviranno per la exit strategy, per andare a vedere quando invece sta terminando la nostra alt season. Adesso andiamo a impostare concretamente l'operatività, perché finora stiamo facendo solo analisi, di operativo non c'è nulla. Io vi ho sempre detto, fare trading, quindi operare e fare analisi, sono due cose completamente diverse. Fare analisi sono capaci tutti, andare ad aprire e chiudere posizioni è tutto un altro paio di maniche. Quindi facciamo anche questo step e andiamo a impostare la nostra operatività. L'ipotesi di partenza è quella che io sto holdando Bitcoin, perché investo in Bitcoin, insomma sono esposto a Bitcoin stesso, però voglio sfruttare i trend delle altcoin quando ci sono, perché sappiamo che quando ci sono danno belle soddisfazioni, per incrementare la quantità di Bitcoin che alla fine avrò, assolutamente legittimo. Quindi devo partire decidendo alcuni parametri, imponendomi alcuni parametri. Il primo è l'esposizione minima e massima che mi concedo sulle altcoin, ovvero la minima non significa che devo sempre averla, attenzione, significa quella accettabile per me, anche con un massimo uptrend della Bitcoin Dominance, anche quindi nel peggiore dei casi in cui vedo la Bitcoin Dominance, quindi non c'è proprio alt season, anzi le altcoin stanno performando malissimo, ma io mi concedo nell'eventualità in cui vedo una particolare occasione che va contro trend, perché può succedere, di andare lo stesso a espormi in parte su una altcoin, con una certa allocazione che appunto vado a decidere in sede di impostazione dell'operatività. Infine, l'esposizione massima significa quanto posso espormi, quanto posso spingermi in là nell'esposizione di altcoin nel caso in cui la alt season sta dando il meglio di sé. C'è chi mi dirà 100%, ok, potete anche decidere 100%, però ecco, la mia particolare strategia prevede un hard cap del 10%. Questo perché? Per evitare di dare troppa volatilità al mio portafoglio. È una scelta personale, come sempre, se uno vuole esporsi anche al 100% non glielo impedisce nessuno, sappiate che comunque con una maggiore esposizione in altcoin ci si addossa un maggior rischio. Lo scopo della decisione dell'esposizione massima è esattamente questo, cercare di limitare comunque la volatilità del portafoglio che va di pari passo con l'esposizione in altcoin anche nel periodo in cui sembra che le altcoin stiano dando il meglio di sé. Infine bisogna decidere lo step di incremento ad ogni segnale. Noi prima abbiamo identificato quattro segnali, adesso abbiamo detto abbiamo un'allocazione minima, un'allocazione massima e a ogni segnale cerchiamo di incrementare quell'allocazione, l'allocazione target la chiamiamo, di un tot, ok? Andiamo a vedere un esempio concreto giusto per capirci i numeri alla mano. Supponiamo che questo è il mio caso, proprio vi sto mostrando il mio esatto caso. Esposizione minima 2%, cosa vuol dire? Vuol dire che se la Bitcoin Dominance è in uptrend, ve l'ho detto, quindi abbiamo un caso in cui le altcoin tendenzialmente stanno performando molto peggio di Bitcoin, però io vedo un setup su, che ne so, un altcoin che sta andando contro trend e sta andando da Dio,
per dirne una, Ethereum Bitcoin sta chiudendo un minimo, un costrutto di bottom, ha fatto un breakout e voglio entrare, posso entrare con un'allocazione massima concessa però del 2%, ok? Non devo sforare il 2%, è una regola che mi voglio autoimporre al fine di evitare di fare le cose a caso e di addossare volatilità al mio portafoglio ove non necessario. L'esposizione massima è del 10%, il che significa al season a manetta tutto sale, ma io comunque più del 10% del mio portafoglio su cui faccio trading in questo modo non lo vado ad allocare sulle altcoin. Questo mi contiene i rischi, ok? Perché è facile farsi prendere la mano, ma bisogna comunque sapersi controllare. Poi lo step supponiamo del 2%, il che significa, ve l'ho detto, parto dal 2%, abbiamo il primo segnale, quindi la dominance chiude sotto la EMA 30, dal 2 si passa al 4, il che non significa che devo fiondarmi a caso sulle altcoin, tra poco vediamo come entrare esattamente, ma significa che la mia esposizione massima passa a 4, non più a 2, ok? Poi al secondo segnale passerà a 6, a 8 e infine a 10. È possibile anche andare a implementare degli step non lineari, quindi non 2, 2, 2, 2, ma anche fare 3, 3, 1, 1 ad esempio. Se uno vuole essere più aggressivo e quindi già al primo segnale esporsi di più, allora può dire, bene, i primi due segnali io faccio più 3, più 3, così inizio a espormi di più, mi addosso un po' più di rischio, perché di fatto i primi segnali sono più veloci, quindi potenziale profitto più alto, ma attenzione perché il rischio si accompagna adesso. E poi i segnali più lenti li vado a pesare meno. Posso fare anche il contrario, nessuno me lo impedisce. Qui è sempre a scelta personale, non esiste una strada giusta per tutti, dipende sempre dalla propria esposizione al rischio. Poi, adesso che abbiamo impostato la nostra operatività generale, perché abbiamo capito gli step da seguire e abbiamo strutturato appunto un piano d'azione, che è la cosa principale da fare, devo andare a cercare gli specifici setup. Perché per aprire una posizione sull'altcoin non è che posso andare a scorrere a caso CoinMarketCap, prenderne una e comprarla, non ha nessun senso. Quindi cosa faccio? Vado a guardare i grafici altcoin Bitcoin, perché vi ricordo che noi adesso stiamo guardando il trend delle altcoin rispetto a Bitcoin. Quindi dobbiamo capire, allocarci su Bitcoin o allocarci sulle altcoin, e quindi sto confrontando questi due asset. Vado a vedere non la shitcoin di turno alla posizione 2400 di CoinMarketCap, ma vado a vedere quelle comunque con una certa reputazione e con una certa capitalizzazione, alla ricerca di segnali di bottom, accumulazione, ritracciamenti bullish. Cosa vuol dire? Beh, questi sono cenni ovviamente di trading e analisi tecnica di cui parliamo pressoché ogni giorno, tre volte a settimana nelle live di sicuro, ma banalmente sono quei classici setup, quelle classiche situazioni di grafico in cui noi vogliamo aprire una posizione di acquisto, una posizione long. Quindi possiamo cercare i doppi minimi con una resistenza che viene rotta, una lateralità dopo la rottura di una resistenza che appunto sembra un'accumulazione. Abbiamo fatto un movimento rialzista e stiamo ritracciando, bene, ritracciamento bullish, se necessario aggressivamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io non ho neanche una posizione in altcoin e mi trovo già con due segnali attivati, beh, in quel caso lì magari vado anche a, tra virgolette, affrettare la posizione, nel senso non sto ad aspettare il rischio rendimento ideale, ma magari per espormi per il primo 2% vado anche a entrare in maniera un po' più anticipatrice, ok? Poi lì dipende ovviamente dallo specifico setup. Il size, ovvero l'ammontare della posizione con cui entro sulla altcoin, deve essere compatibile con la mia strategia determinata in precedenza, dentro i miei limiti. Mi raccomando, quelli non vanno mai ecceduti, pena l'uscire dai binari e il perdere il controllo. Facciamo un altro esempio concreto, visto che ci piacciono tanto. Abbiamo a sinistra il grafico della dominance e a destra il grafico di una altcoin rispetto a Bitcoin. Primo step, andare a seguire il grafico della dominance. Quindi abbiamo detto che allora la media mobile che vedete in bianco è quella veloce e quella che vedete in rosso è quella media.
Quindi abbiamo il primo segnale quando lì abbiamo il cerchietto verde che la candela della Bitcoin Dominance chiude sotto la media mobile rossa. Il secondo segnale ce l'abbiamo alla candela successiva quando le due medie mobili si incrociano a ribasso. Quindi per ognuno di questi due segnali in teoria abbiamo uno step. Noi partiamo dal primo, supponiamo una prima presa di posizione. Primo segnale, ottimo, mi vado a cercare sui grafici altcoin Bitcoin un setup. Qui ad esempio abbiamo, vedete, una lateralità tra i due livelli scritti, cioè disegnati in verde. Poi abbiamo la candela verde che ci chiude sopra, il classico breakout si chiama, la rottura di una resistenza. E poi subito dopo abbiamo il retest, ovvero andiamo a ritestare dall'alto la resistenza stessa. Bene, questo è un setup che mi farà venire voglia, se ho il segnale sulla dominance, di andare a prendere posizione su questa altcoin, per tenerla poi aperta fin tanto che la strategia non mi darà i segnali di exit strategy. Quindi andrò ad allocare ad esempio un 2% della mia posizione speculativa su di essa, ok? E quindi avrò fatto uno di questi famigerati step. Exit strategy. Allora, quando io vado a definire un setup, ad esempio abbiamo parlato di breakout retest, dovremmo già avere in mente lo stop loss e il take profit. In questo caso ad esempio potevamo dire, beh, lo stop loss lo mettiamo nel caso in cui il retest non si rivela un retest ma un falso breakout, una falsa rottura, e quindi anziché poi continuare a rialzo ritorniamo giù e perdiamo la rottura della resistenza, e metto uno stop loss in un punto che secondo me mi dice questo deve essere il senso. Oppure se ho una strategia trend follower, io posso dire, bene, io tengo aperta questa posizione fin tanto che non ho un setup short, un setup inverso, ovvero un setup come questo breakout retest, ma al contrario, quindi un breakdown e retest, una roba di questo tipo. Il tutto quando anche nel frattempo i segnali operativi della mia Bitcoin Dominance si invertono. Perché? Perché se non invertono vuol dire che comunque, anche se quel setup magari sta andando male o sta andando un po' peggio della media delle altcoin, comunque può valer la pena o rimanere dentro, magari allargare un po' lo stop loss se è il caso, oppure poi andare a ricercare un altro setup in un'altra altcoin. Al contrario, se i segnali operativi iniziano a invertire, quindi significa concretamente che se supponiamo di averli tutti e quattro, il contrario vuol dire che la EMA 100 inizia ad essere più bassa della EMA 30, quindi la EMA 30 la incrocia a rialzo, poi che la dominance incrocia a rialzo, chiude sopra la EMA 100 e così via, quindi inizia la fase di uptrend, in quel caso lì le posizioni mi si chiuderanno, perché vedrete che la dominance si riflette anche sui grafici altcoin Bitcoin. Se la dominance inizia a invertire il trend, anche i grafici altcoin Bitcoin iniziano ad avere delle situazioni bearish. Di solito le cose sono esattamente correlate, quindi magari scattano gli stop loss, gli stop profit, si spera. Nel frattempo avrò fatto la mia posizione trend follower che andrò a chiudere nella situazione in cui la dovrò chiudere, e in questo caso non andrò a cercarne delle altre. Perché? Perché il mio 10% di allocazione massima si inizierà a ridurre all'8, al 6, al 4 e infine al 2. In questo modo io avrò il pieno controllo della mia situazione, del mio portafoglio speculativo su Bitcoin e sulle altcoin, ed eviterò di fare l'errore di andarmi a rifiondare dentro alle altcoin quando invece i grafici mi dicono che non è assolutamente il caso. Ok? Questo fondamentalmente è tutto quello che c'era da dire oggi. Se ne potrebbe parlare per un'altra ora, io non vi volevo annoiare più di tanto con troppi dettagli, ho voluto darvi le informazioni fondamentali spiegate nel modo più facile possibile. Vi lascio anche queste slide scaricabili, io vi chiedo solo di lasciarmi un like se vi ho gasato abbastanza e di iscrivervi al canale se siete interessati ad altri contenuti di questo tipo. Inoltre, se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, mi raccomando, usate i commenti, perché poi così ci rispondiamo, ne discutiamo e le risposte possono essere utili anche agli altri. Grazie per avermi seguito, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!